Le interviste di Web Radio Italiane. Eccoci qua, bentrovati. Webradioitaliane.it oggi incontra una cantante, Serena Rigacci, ci sei? Eccola! Eccoci qua. Ma guardate quanto è carina, oltre che bravissima. Allora Serena, grazie mille. Grandissimo piacere, avanti tutta con i giovani. Dai, parlaci un pochino di te, portaci nel tuo mondo. Allora, come posso iniziare, insomma, come posso parlarvi, introdurvi un po' nel mio mondo? Io, diciamo, sono sempre stata circondata dalla musica sin da piccola, cioè proprio da quando ero nella culla. Vero. Questo, diciamo, un aneddoto che sto sempre a ridire, poi magari qualcuno se lo imparerà a memoria da quanto sto sempre a ripeterlo. Ma noi siamo curiosi, sì che... Praticamente mia nonna mi dice, insomma mi ha sempre detto quando ero anche più piccola, che siccome io non dormivo tanto, quindi facevo tanto casino, tuttora non dormo tanto bene, però piano piano si aggiusterà sta cosa, praticamente per farmi dormire o per farmi stare zitta, quando ero nella culla, siccome mio nonno ha sempre fatto musica da autodidatta, il mio bisnonno era un baritono famoso, mi mettevano... le cuffie, proprio sai le cuffie quelle grandi da registrazione, mettevano ste cuffione grandi in testa, io che ero piccola, non so, penso così, ci subito mi infagottavano dentro. Esatto, mi addormentavo. No, almeno si calma. Esatto, e quindi niente, sono sempre stata cresciuta o comunque circondata dalla musica, e poi questo... per l'appunto poi si è visto nel seguire, insomma, negli anni, perché poi iniziavo a cantare in casa, quindi poi mi hanno portato alle prime lezioni di canto, e poi dopo le prime lezioni di canto sono riuscita a avere anche la mia prima esperienza televisiva, insomma, su Rai 1 con Ti lascio una canzone, poi di lì altre esperienze televisive, Rai e compagnia bella, finché poi non sono stata anche presa all'estero per fare delle cose in... Romania, sempre su canali simili tipo Rai, per farti capire, insomma, importanza, e anche lì programmi televisivi importanti. Ora in Italia non sono tanto conosciuti, però per esempio Nextar, dove per l'appunto ho cantato più di Intanto una salutiamo un volta. amico, Alex Galli. Ciao Alex. Ciao Alex, un bacione. È un Insomma, anche birbantone Next... lui, va? È un amico sì, birbante. una brava persona. Una brava persona. Vai, continuiamo noi, Insomma, Serena, vai avanti. sì, insomma, ho partecipato a questo Nextar dove ho partecipato più volte, e una di queste volte in cui ho partecipato ho fatto anche I Will Always Love You di Whitney Houston, che adesso è su tipo 7 milioni di visualizzazioni e passa, Una o due, vai. quindi anche lì Stai sono uscita esagerata, fuori. però, eh? Seppur giovane, sei già esagerata, eh? Vai. Grazie. E poi di lì sono stata, insomma, diciamo, notata, o comunque sono stata segnalata da una ragazza a X Factor in Ungheria, essendo comunque che ho fatto una cosa in Romania, quindi sono stata vista da una ragazza rumena, ungherese, che mi ha, insomma, segnalata a X Factor in Ungheria. Mi è stata proposta, insomma, l'occasione di fare questo casting. Io che non seguivo tanto X Factor e comunque tuttora non sono una ragazza che sta troppo attaccata alla televisione, dissi, boh, proviamo, dai, una cosa, se mi piace mettermi al confronto, magari mi diverto. Sono arrivata seconda. Ecco, giusto per Non me lo gradire. sarei mai aspettato. E quindi, bene o male, questa è un po' un'introduzione a me. Senti, ti dico overseas, cos'è? Overseas, dopo tutta questa storia di cui ho parlato, è uno dei miei, diciamo, progetti che ho avuto modo di fare con Keep Old Music, Andrea Fresu e Coke Beats, che è un altro mio produttore artistico insieme a Andrea, che però invece sta all'estero, e quindi ho avuto l'opportunità di collaborare con degli artisti importanti, nel caso di Overseas con Famous Dex e Alkaline, che sono rispettivamente uno di Chicago, uno della Giamaica, quindi parliamo di due stili totalmente diversi.
anzi tre stili, perché poi alla fine in tre abbiamo tre stili totalmente diversi, e di lì abbiamo creato una cosa che era trap urban, perché Famous Dex porta la trap, Alkaline porta reggaeton, reggae, perché comunque essendo della Giamaica porta quello, e io invece ho portato una linea un pochino più pop, diciamo che mi rappresentava un pochino di più, però influenzata per l'appunto da questi due generi. E noi abbiamo il video. Vai, Max! Yeah, Dexter! Alkaline. Hi, she said she my favorite. Huh. Baby, I'm so faded. Huh. Shout out my boy J. Christian. Yeah, we do this daily. Huh. What? Put a Mercedes sight. Pull the Mozzie with a little hottie. Ooh, yeah, she got my body. Huh. I wanna let these hobbies hobby. Huh. Ooh, huh. Put this dick right in her throat. Huh. Baby girl, give me some more. Huh. She want some money, say so. Huh. Ooh, blue cheese in my pocket. Huh. Baby girl, need to stop it. Ooh, huh. Hold up my wallet, huh? Run up on me, say I drop him. Sippin' on like a bottle. Fuckin' bitch, she a model, huh? Baby girl, so funny. Put a dick in her tummy, huh? Run up on me, I drop him. 30 hit him, like I lost a what, yeah. A Dexter! Hot, get the money. Overseas, overseas. Like the cash and cheese. Louis bag, get a gate. Paparazzi all on your face. We'll be like, that's running by that you make a boy face me and strike from bum. From bum. Bum bum pa la everyone, I'ma come and get that round up then. Tick, tick, split them, fat them, fat them. Knees and shot them, shot them, shot. Round up in 45, escape on the gang with a clutch back, two seat, I'm a sliding. With a only know me wife, I'm a sighting. Speed like me, fuck, puffy, nah, reefer. Bass from the speaker, I'm vibing, independent when I act. This, all of them a gal, them a actress. Me a the director, follow instruction, drop your damn jaws, take you in your sector. Dallas, Curry, ladies, timeline, bend on. Everything Gucci is true. They talk your life, catch you on track. Overseas, overseas. Carina, molto. Grazie. A cartone animato, proprio simpatica, fresca. Ho deciso di fare Grazie una cosa così. mille. Allora, inizialmente, per quanto riguarda la parte del cartone animato, io avevo proposto una cosa, non so se li conosci, in stile anime, perché io amo anime, manga, il mondo comunque orientale, tutto, quindi anime sarebbero per l'appunto i cartoni animati, però da grandi giapponesi, cioè da grandi perché di base tendono a mandare un messaggio molte volte filosofico, o comunque Sì, tendono a dare degli piacciono a mia figlia, insegnamenti. piacciono a mia figlia. Lei sicuramente saprà chi Esatto, citerai. Chi citi? esatto. E quindi io inizialmente avevo proposto di fare una cosa in stile anime, però poi è stata fatta una cosa molto più tipo cartone animato americano, quindi Patrizia comunque. Cassoli, hai spaccato in Ungheria, hai spaccato tutto in Ungheria. Grazie. Senti, riguardo lo stile anime, ti ho chiesto chi citavi, no? Ma relativamente a qualcuno in particolare, In che oppure senso? nel senso a qualche artista che fa anime, oppure in generale? Allora, io ti riferisci al mangaka, penso. Sì, Insomma, sì, io sì. quando feci Overseas avevo capelli rosa.
quindi proposi di fare una cosa tipo in stile Darling in the Franxx, dove c'è Zero Chu che ha i capelli rosa. Quindi ecco. una cosa simile, diciamo, a quel tipo di disegno lì, però probabilmente è stata droppata malissimo e quindi, e quindi l'hanno fatto così. Senti, ti faccio una domandaccia, tanto sei giovane, certo, te lo posso fare. Sanremo, quando ti vediamo a Sanremo? Dipende. Vedi che ci sto andando vicino, Sì, io spero molto presto, però non voglio fare, diciamo, premonizioni o cose perché un po' sono scaramantica e certo. Perché un po' non si sa mai, anche perché con questa situazione è stato bello, insomma, il messaggio, per esempio, che quest'anno hanno voluto dare, che la musica non si ferma mai, però d'altro canto è stato un po' triste fare il festival senza effettivamente il festival in quanto, diciamo, atmosfera, perché in il festival pubblico non è... anche, esatto, perché comunque io quasi tutti gli anni quando c'è Sanremo mi trovo proprio nella città di Sanremo, quindi mi rendo conto della differenza che c'è stata, cioè di base quando c'è Sanremo il festival non ci cammini, non respiri, che è veramente una cosa noiosa, che diresti meno gente c'è, più respiri, però in realtà no, perché fa parte del festival, poi senti la musica che viene da tutte le parti, ci sono le persone che cantano anche per strada, quindi quest'anno è stato un po' triste sotto quel punto di vista, però comunque è stato bello il messaggio che hanno voluto mandare. Certo. È stato un dire: la musica è ancora viva, eh? Sì, c'erano proprio i manifesti al di fuori dell'Ariston con scritto: la musica non si ferma mai. Esatto. Quindi di base hanno voluto mandare questo messaggio, immagino. E hanno fatto benissimo. Andiamo, facciamo un bel balzo, eh? Andiamo alla nuova produzione. Ok. La nuova produzione è sempre una collaborazione con un artista molto importante che è Sean Kingston, che ha fatto anche delle cose in Italia, per l'appunto ha fatto Amore Capoeira con Giusy Ferreri e poi anche comunque delle collaborazioni con Justin Bieber e tutto, anche Beautiful Girl, quindi ho avuto insomma l'opportunità di fare una collaborazione anche con lui dopo aver fatto quest'altra collaborazione di Overseas, quindi è stato, diciamo, un effetto a catena. Quindi sono stata notata con quella canzone, mi è stata proposta quest'altra collaborazione e io sono stata subito disponibile, mi ha fatto un sacco piacere. Titolo, ricordacelo. Titolo, I Know You Want Me Tonight. Che è sempre difficile per tutti pronunciarlo, però il prossimo titolo sarà più breve, sarà più semplice, lo prometto. Ma intanto è una bellissima canzone e anche di questa abbiamo il video. Vai, Max!
late, too late. I'm gonna new new, maybe the one. Too true. Eccoci. Oh, un bel video fresco, eh? Ti sei anche divertita a girarlo. Sì, sì, no, certo, anche perché comunque ci siamo mossi, abbiamo ballato e tutto, e io quando c'è la musica e il ballo, canto, e poi trucco, cioè, mi piace fare queste cose. Ti piace, quindi, e si vede, sono... e si vede. È un bene, perché fare ciò che piace è anche un sintomo di libertà, Certo, assolutamente. Senti, cosa ti aspetti, no, da chi ti segue, da chi... Che effetto vuoi scatenare nelle persone? Allora, ciò che io vorrei scatenare alle persone, diciamo ciò che io cerco di voler fare per chi mi segue, è un poter fare delle canzoni in cui si possono rivedere e che possono comunque in qualche modo portare conforto o farli stare bene. Quindi di base ciò che vorrei portare è questo, al di là delle canzoni o comunque qualsiasi cosa che porto, comunque anche quando mi esibisco voglio poter portare insomma delle emozioni a chi mi guarda e far capire insomma cosa la gioia che posso portare in una determinata esibizione o canzone o comunque far provare delle emozioni. Ciò che mi aspetto, in realtà non mi aspetto niente, perché non voglio aspettarmi niente, voglio semplicemente portare delle emozioni. Sei felice di fare ciò che fai, e si vede, eh? Sì. Senti, raccontaci un pochino le tue pagine social, così veniamo a disturbare, perché noi siamo dei disturbatori folli, Vabbè, va bene. Allora... Per quanto riguarda i social, mi trovate su ogni social come Serena Rigacci o comunque su Instagram mi trovate Serena Rigacci Official, mi trovate subito perché ho la spunta blu, e quindi poi mi trovate su ogni social e anche su store di musica, quindi Apple Music, iTunes, Spotify, tutti i tipi di store musicali mi trovate, quindi... Questo, sempre con Serena Rigacci o Serena Rigacci Official. Bene. Un'ultima battuta. La musica è che cosa? Vita. La musica è vita. Grazie mille Serena Rigacci e voi grazie per averci seguito. Ciao! Grazie a tutti.